Siamo in una traversa di via Mozart, la strada principale che porta in via Onorevole Luigi Giglia. È precisamente la strada che porta alla Dedolo Ampiente. Come vedete, noi qua ci siamo stati nel mese di febbraio, abbiamo fatto il servizio e allora l'assessore Guarneri ci disse che a giorni l'impresa che si era aggiudicata i lavori sarebbe venuta a togliere tutta questa Eternit, che è un pericolo, come potete vedere voi stesse dalle immagini, perché non dimenticate che siamo vicino alla chiesa Sacra Famiglia, siamo vicino alla scuola Don Bosco, siamo vicino a un plesso scolastico dove vi sono centinaia di bambini, una chiesa, l'orfanotrofio, una strada trafficatissima. L'Eternit si frantuma ogni giorno, ormai sta crollando tutto e l'assessore ci disse che a giorni tutto sarebbe stato risolto. Forse dimentichiamo una cosa importante, giustamente mi faceva notare il cameraman, che quando l'assessore parlò che a giorni sarebbe stato tutto sistemato, eravamo a Carnevale e io ho dimenticato che a Carnevale ogni scherzo vale. Grazie assessore Guarneri, comunque queste immagini gliele dedichiamo. Adesso noi ci sposteremo, vi porto in un altro posto importante, proprio l'opposto di dove siamo noi, nella zona di Canicattì oltre ponte. Vi farò vedere cosa succede in quella zona. È una vergogna, che ci sarebbe veramente da vergognarsi, ma il nostro appunto non va solo all'assessore e all'amministrazione, ma anche ai famosi consiglieri comunali di Canicattì, che non penso che vadano solo a sedersi per prendere lo stipendio, ma si dovrebbero e si devono interessare dei gravi problemi che attanaglia questa città. Per quanto riguarda l'assessore Rizzo, assessore lavori pubblici, ne parleremo dopo, perché strade, ringhiere, illuminazione e quant'altro, poi avremo modo e modo di parlarne. Siamo oltre ponte, siamo a ridosso della scuola media Pirantello, dove c'è anche la scuola elementare, e come potete vedere queste zone sono completamente coperte di spazzatura. Qua forse gli operatori ecologici non vengono, non dico quasi mai, ma mai, con molta sicurezza. Non si riesce a capire il perché. Come vedete, lo stato di degrado di questi ambienti praticati da migliaia di giovani, di ragazzi, di bambini. Qua c'è un campetto, o almeno c'era un campetto di calcio, ma ormai è tutto in disuso, in abbandono, in piena sporcizia. Basta girarsi per guardare anche qua a sinistra quello che c'è in questa piazzola all'interno del campetto, anche dall'altra parte. È in completo stato di abbandono. Nessuno si cura e nessuno cura l'ambiente. E allora noi chiediamo alla Dedolo Ambiente, all'amministrazione comunale, all'assessore Guarneri, che l'ha detto, ai consiglieri comunali, quali stanno a guardare, di fare qualcosa per questa nostra città, perché non si riesce a capire come è possibile, visto che si pagano tanti soldoni di spazzatura e poi il servizio non viene effettuato. E allora noi chiediamo, ove possibile, ai consiglieri comunali di fare denunzie alla Procura della Repubblica per mancato servizio, ed è il perché i cittadini devono pagare un mancato servizio. Questo poi lo chiederemo ai nostri amministratori, perché non ci sono motivi né scuse del perché Canicattì deve rimanere in mezzo a tanta sporcizia.